CAMPO, a space to debate, study and celebrate architecture. Ringrazio tutti quanti i partecipanti alla mostra, ma anche appunto che di solito gli architetti romani intervengono poco alle attività di campo dell'ultimo anno, quindi abbiamo pensato di organizzare una cosa su, appunto su Roma, proprio per avere una partecipazione e far conoscere lo spazio anche a una serie di amici di cui ne abbiamo solo parlato ma non erano mai venuti. E la mostra è un po' racconta un po' il modo di lavorare che abbiamo qui alla galleria in questo spazio, e diciamo che riprende il discorso che noi avevamo aperto. La prima mostra che è stata qui a Campo è stata una mostra che lavorava su un testo, e poi c'era un progetto, un workshop di studenti che interpretavano una serie di progetti che a loro volta rileggeva un testo dei Super Studio. E la mostra era di Supreme Achievement, che è iniziata appunto l'attività di campo con questa mostra e con questo workshop. E oggi è un momento importante perché il libro della mostra viene presentato in questo momento in contemporanea alle Yale a Londra, e viene lanciato il nuovo workshop che partirà, appunto le iscrizioni partiranno tra una settimana, 10 giorni, e il workshop sarà sempre a settembre. Anche qui lavoreremo su un tema che è quello di un testo di Ettore Sozzas, e attraverso per ora alcuni architetti che reinterpretano questo testo, e gli studenti lavoreranno con un progetto sui testi poi scritti dagli architetti. Troverete tutta la descrizione del workshop poi sul sito e sulla nostra pagina Facebook. Per ora gli architetti che hanno aderito a partecipare sono Odile Deck, Elia Zengheris, Sam Giacomo e Andrea Branzi. I nomi che hanno già accettato l'invito. Quindi questo sarà un momento importante. Dico tutto questo per raccontare anche lo spirito di questa mostra, che poi ce lo racconteranno i curatori, che sono due giovani architetti romani, ma che, devo dire la verità, sul mio consiglio tanti anni fa gli avevo detto di non aprire uno studio a Roma e di andarsene, quindi loro hanno dividito e hanno aperto il loro studio a Parigi. Hanno un blog che dà il nome anche, che è uno dei loro nomi, Sox, è uno dei, poi racconteranno bene loro di che si tratta. Saranno i curatori di una sezione della Triennale di Lisbona, che aprirà ad ottobre, The Form of Form, e noi siamo contenti di averli qui oggi a riflettere poi sulla loro città e su molti degli architetti che loro hanno conosciuto, si sono incrociati all'università. Loro sono stati studenti a Roma 3 10 anni fa. Quindi abbiamo pensato che forse la loro condizione di distanza dalla città di Roma li rendeva proprio le persone adatte per pensare a un progetto su Roma. Questa non è, sì, è una mostra, però come tutte le attività di campo è un momento per iniziare una riflessione. Cioè noi con le mostre di solito non chiudiamo il nostro lavoro, il nostro progetto, ma le iniziamo. Quindi da questa mostra loro continueranno a contattare poi gli architetti invitati, e inizierà quello che poi noi pensiamo sia anche molto importante, la preparazione di un catalogo, che sarà sicuramente completamente diverso da quello che è in mostra oggi, però racconterà un'altra storia. Quindi continuare a lavorare su questo immaginario, su questo paesaggio appunto dell'architettura romana, e costruire poi un nuovo punto di partenza per un altro evento che ci sarà nei prossimi mesi. Quindi do il benvenuto a Fosco e Mariabruna, che ci racconteranno sia perché hanno organizzato questa mostra e come l'hanno pensata, e poi darò la parola a Gabriele Mastrini, che tenterà di mettere insieme alcuni elementi. Grazie Luca per questa presentazione, è bello essere qui e
soprattutto a tutti gli architetti che hanno accettato di partecipare a questa mostra, che nasce anche come un buon gioco per certi versi, perché ci siamo resi conto che in fondo gli altri studi che sono a Roma, che siamo studiati insieme, siamo tanti punti di contatto, si incontrano poco e discutono poco e dibattono poco. Noi siamo abituati a lavorare su questo sito che ha introdotto Luca, che riprende una serie di riferimenti e di pezzi dell'architettura, della storia dell'arte, dei territori, e che li associa uno all'altro con una grande libertà. Cioè noi, essendo su Twitter, ci permette di avere questa grande libertà. Ci poniamo poche domande per certi versi, ci interessa di più capire che cosa c'è di affine tra delle ricerche molto lontane, senza per forza dover rientrare in delle forme accademiche o di altro genere. Quindi, partendo da questa sorta di leggerezza che ci concediamo, ci siamo chiesti come si poteva dare quella stessa leggerezza però lavorando su un luogo specifico. E il luogo specifico è appunto Campo e appunto la città di Roma. E a questo punto abbiamo contattato una serie di gruppi, qualcuno lo conoscevamo direttamente, di qualcuno conoscevamo il lavoro, di altri conoscevamo molto poco, e ci siamo chiesti come sarebbe stato farli dialogare, e farli dialogare sempre su uno dei temi che c'è più caro attraverso questo sito che sviluppiamo, che è quello dell'immaginario, della costruzione dell'immaginario. La costruzione dell'immaginario è una cosa chiaramente che è insondabile, non è mappabile, non è raccontabile per molti versi, e quindi abbiamo chiesto a tutti di fare uno sforzo, di concentrarsi su, di fare una sorta quasi di autoanalisi, se vogliamo chiamarla così, quindi di raccontarci dei pezzi, le loro architetture di riferimento, ma anche dei pezzi di film, anche dei brani di libri. E dopo che ciascuno ha realizzato questa specie di analisi, l'ha rimessa in relazione con i propri stessi progetti, abbiamo provato a ricostruire questa mappa impossibile. Per chiederci se ci fosse un immaginario comune di tutte queste persone, o se ci fossero delle grandi distanze, e se tutte queste persone oggi come oggi possono comunicare, hanno qualcosa da dirsi, o se veramente non hanno niente in comune, non hanno niente da dirsi, non è che da questa sera in qua non si incontrino più e basta. E quindi abbiamo provato a lavorare su questa mappa, su questi frammenti di questa mappa, e tirarne fuori degli altri temi. Ora, una delle cose, delle domande che noi ci ponevamo era se esistesse un immaginario romano. Sappiamo che oggi, o potremmo dire che oggi, non esiste quella che potrebbe essere definita una scuola romana, ma esistono tante persone che lavorano in questo contesto, che partono da questo contesto, ma che hanno poi uno sguardo molto più globale attraverso le proprie partecipazioni a concorsi all'estero, la partecipazione a mostre, la scrittura di testi. E allo stesso tempo, quindi ci immaginavamo in realtà un immaginario romano che andasse molto fuori la città. Quello che abbiamo scoperto in buona parte è che invece Roma è una presenza dalla quale non si può sfuggire, cioè ce ne parlerà anche meglio che dopo, e che è in grado però di nutrire degli immaginari infiniti, e che tra di loro comunicano e non comunicano in alcuni casi, e che quindi certe volte non c'è bisogno di andare oltre, o che certe volte c'è bisogno di andare oltre e poi di ritrovarli, di reinterpretarlo attraverso questa chiave che è la stessa. Quindi quello che vi mostriamo oggi è l'opera di questi 10 studi di architettura, che magari qualcuno vuole anche intervenire. E ci interessava che fossero di generazioni differenti, quindi che magari alcuni di loro effettivamente non si sono mai incrociati in nessun caso. E vi proponiamo una mappa dove tutti i riferimenti e i progetti dati da questi architetti sono presentati senza autore, senza didascalie, quindi per pure associazioni, affinità che abbiamo ritrovato noi, che abbiamo ricostruito noi, e poi un secondo momento della mostra dove invece questo immaginario frammentario si va a ricomporre e si rimette in relazione con i testi che hanno scritto degli studi e le immagini comunicano. Giusto una ultima precisazione, quindi di questa mappa fatta per associazioni un po' ricercate in qualche modo da noi sulla base delle 90 più immagini che ci sono state fornite, abbiamo ricavato, come diciamo, una 5 temi, che non sono altro che un inizio, se volete, di ricerca, di sintesi, sì, un inizio di ricerca che quindi speriamo che effettivamente il pubblico possa contribuire effettivamente. Questi 5 temi sono dei temi che in qualche modo si avvicinano anche loro al discorso, diciamo, legato alla città di Roma, e sono, come vedrete poi quando si parla, le 5 immagini che sono lì sulla parete principale,
sono un termine infinito, che questo, questa immagine che in certo senso viene sintetizzata dalle scelte, sono state fatte su, su ad esempio le basiliche romane o anche i temi dell'immaginario filmico, Blade Runner o l'immagine che c'è in Dio che serve lo spazio, cioè questi intermi, questa immagine di Roma come, come punto spiegannoli, fatta di spazi pubblici che non funzionano mai, appunto, in un certo senso non finire, in questo senso abbiamo scelto il Noli da rappresentare questo, questo tema. Dopodiché, ciò che emerge anche è questo interesse di molti studi per un oggetto isolato nel paesaggio, che può essere un monumento, che può essere l'acquedotto tipicamente romano, che può essere un monumento in Siria, come qualcuno di voi ha scelto. Dopodiché, un altro tema che emerge in molti studi è quello del rapporto tra architettura effimera e architettura permanente, quindi i monumenti. È un tema che lega in qualche modo le origini diciamo, storiche di questi studi, che sono quindi quelli legati più all'architettura di Seth Price, per esempio, ma che in qualche modo noi abbiamo voluto ricondurre sempre alla città di Roma e quindi ritrovare nel tema del. L'estate romana, ad esempio, il tema dell'epoca di Nicolini, dove effettivamente l'architettura effimera si esprime nel nostro contesto locale. Comunque. Sì, finisco di alcuni studi, come quelli di Anselmi, Staff, lavorano poi sul tema del territorio, cioè sulla possibilità di abitare il territorio, di lavorare. O anche quartiere, ad esempio, lavorare quindi su delle architetture che siano ipogee, che si sviluppino attraverso un lavoro di superficie e che quindi abbiamo ritrovato nella pianta di uno dei porti romani, che è un po' un rappresentante di questo atteggiamento. Dopodiché, l'ultimo tema è quello dell'immaginario surreale, che in qualche modo può essere ritrovato nella Cinecittà di Roma, dove frammenti del film, frammenti della realtà, della finzione, in qualche modo si ricollegano e trovano la loro unità e in questo senso si tenderà lungo da tutte le scelte di molti studi che sono legati a Fellini, a Boccaccio 70 quindi, e anche a altri film che ho meno citato. Vorrei concludere ringraziando quindi gli studi che hanno partecipato, spero di non dimenticarsi, quindi BTR, T-Spoon, Aldo Bonino, Puglini Termes, bravo, Start, Ultra, M0, Lapix, Carmelo Ballilla, Laura Negrini, e spero di non dimenticare nessuno. Quindi lascio la parola, grazie ancora una volta a tutti, e lascio la parola a Gabriele Mastrilli per iniziare un qualche modo un dibattito, una presentazione. La discussione su Roma fatta da architetti è una cosa, diciamo che è una genealogia praticamente infinita, quindi anche il terreno dal mio punto di vista è estremamente sdrucciolevole e pericoloso. Però è un po' l'idea che quando uno a Roma si occupa di architettura lo fa, diciamo, con un intento inevitabilmente autobiografico. Racconta della città, racconta dei propri luoghi, ma racconta anche un po' di se stesso. Il libro diciamo, a cui io sono più legato da questo punto di vista è quello diciamo, di Guaroni, Le margini di Roma, un libro del 69, di tanti anni fa, in epoca ormai andato, un libro peraltro anticipato da una lettura che Guaroni fa 10 anni prima, l'urbanistica, queste quattro lezioni, il numero 27 di urbanistica, poi diventano il libro 10 anni dopo, ed è un libro molto, molto bello perché è un libro dialettico, no? Un libro in cui anche la struttura del libro stesso è pensata come uno scontro tra immagine e testo, no? Di un testo di Guaroni e le immagini e le fotografie bianco e nero che
che sono raccolte in sezioni separate, non ad illustrare il testo, ma a costruire una controparte del testo stesso. E l'idea di quel testo è di raccontare una città fatta, diciamo, dai suoi ideatori, no? Dai suoi costruttori, non solo gli architetti, ma i padri, i legnanti, i principi, ma una città che in un certo qual modo è sempre se stessa. L'atmosfera di Roma, la luce di Roma, dicevo Roma all'inizio, è un po' quello che segna i 24 secoli della sua storia. E però quando uno legge, questa è l'idea che io mi sono fatto fin dalla prima lettura, sembra che questa città appunto è la città inventata da Guaroni, no? è una invenzione nel senso proprio etimologico del termine, qualcosa di scoperto, ma che sta lì perché lui la racconta in quel modo. E quindi alla luce di questa intuizione, quello che uno legge non è più ciò che è, ma è ciò che è una costruzione, un'idea della città. Allora, quando Fosco e Mariabruna mi hanno mostrato le immagini che stanno adesso su questa tavola, quella che mi è sembrata più rappresentativa dell'idea della mostra, ma anche dell'idea di Roma, in un certo qual modo, è quella pianta di San Piero di Bramante che sta al centro. È la pianta di un edificio che può essere in fondo in qualsiasi parte del mondo, anzi è l'edificio più astratto, più anonimo, più generico che si possa immaginare, non ha un contesto, pensato poi a suo tempo da Bramante senza un contesto, che ha dato vita a un nuovo contesto completamente diverso da quello che esisteva prima, su cui si sono avvicendati una serie di personaggi che romani non erano. E questa è un'altra cosa importante che va ricordata: Roma è stata fatta non da romani, non erano romani i principali pontefici che hanno immaginato la sua evoluzione, penso a Giulio II, a Sisto V, non erano romani Michelangelo, Bernini, Borromini, Bramante e Piranesi, tanti altri, e quindi non erano romani Pasolini e Fellini. C'è questa cosa che Roma ha bisogno di qualcuno che venga da fuori per non solo spiegarla, ma soprattutto progettarla e costruirla. E quindi Roma è sempre un romano, diciamo, è sempre in un certo modo non a casa sua, ma c'è sempre questo scetticismo, questo persino volta quasi modo nei confronti di questo potere che va lì e che costruisce monumentalmente una città che è programmaticamente fuori misura, fuori scala rispetto alle esigenze di un popolo che sta troppo indietro. Ecco, questa dialettica, che poi è secondo me il cuore del DNA di questa città, c'è secondo me tutta la difficoltà di trasformare questa città in una città moderna. Questa è una cosa che devo dire, ho imparato alle lezioni di Franco Borini a scuola, no? Cioè l'impossibilità di una città moderna, che pure, come dire, ha un campionario di modernità potenziale enorme, è una delle caratteristiche che, come dire, che misura esattamente ciò, la forza della città e la debolezza allo stesso tempo della città. Allora mi ha colpito che in questa ricerca di immagini da parte degli architetti ci sia esattamente questa città, cioè la città che cerca di essere qualcosa e però non ce la fa. Boccaccio 70 di Fellini è questo, il racconto di una città di neor surreale e però fondamentalmente assurdo, come è assurda tutta la Roma di Fellini, a partire da Via Veneto, che è un'invenzione assolutamente felliniana nella sua realtà, non soltanto perché è stata costruita a Cinecittà, progettata e costruita a Cinecittà e girata lì. Ma poi, come dire, l'impossibile invenzione di un centro storico costruito dall'architettura istituzionale del concorso per la Camera dei Deputati, con molti esempi che stanno più volte ritornano nelle scelte degli studi qui esposti. E questo
come dire, affannarsi a cercare la soluzione giusta per un tema probabilmente sbagliato, perché già all'epoca, in quel momento, quel luogo lì era assolutamente disfunzionale per ospitare una nuova centralità. In ultimo, l'idea che in un certo senso il paesaggio sia allo stesso tempo l'obiettivo di questo grande progetto della città. Roma, come sapete, è la città che ha la più grande estensione territoriale tra tutte le capitali europee e contiene all'interno del suo perimetro della municipalità tutte le maggiori altre città italiane, cioè i territori di Milano, Torino, Napoli, Venezia, Firenze possono essere fisicamente contenuti in un ipotetico puzzle dentro il perimetro della città di Roma, e quindi per forza di cose il paesaggio è un tema, lo è fisicamente, e ciò nonostante questo tema è un tema di fatto impossibile, perché il progetto di un territorio così esteso, così denso, così stratificato, così storicizzato è ovviamente un obiettivo che non può essere raggiunto per definizione. Quindi, come dire, la modernità a Roma già sappiamo che non arriverà mai, e però con questo, no, questa impossibilità di futuro, in un certo senso gli architetti, un po' tutti noi, ci dovremo a fare i conti. Questo per dire che insieme all'idea di mettere quella pianta di San Pietro al centro della tavola, L'altro aspetto importante di questa composizione, secondo me, è l'idea che non esiste una gerarchia tra questi temi e nemmeno tra le opere che sono scelte. Questo è un altro aspetto che può sembrare, diciamo, irrilevante, ma che è veramente centrale ed è ciò che distingue l'attitudine che abbiamo nel pensare e guardare Roma rispetto ad altre capitali. Quando andiamo in giro per l'Europa, per il mondo, sappiamo che cos'è il centro della città, no? L'idea di downtown, l'idea che è quintessenziale nel concetto di città moderna, paradossalmente, nonostante tutto quello che si pensa rispetto a città generiche, a città globalizzate, questa cosa qua non c'è a Roma, no? Roma è una città in cui il centro non è il centro, e ancora oggi, diciamo, fatichiamo a capire quale sia il centro, lo vediamo dalle difficoltà anche banali, no? Il fatto che ci si stia ancora arrovellando intorno a un tema come quello di della sistemazione di vie dei fori imperiali, che in qualsiasi altra parte del mondo sarebbe stato risolto 50 anni fa, no? E ancora oggi invece stentiamo a capire quale sia non la soluzione tecnica, ma persino la strategia. Ecco, questa assenza di centro, secondo me, è il vero tema di Roma, ed è esattamente il tema, è il sesto tema, da dire, che io metterei in questa ipotetica sequenza, diciamo, di tematizzazione. Ed è proprio questo tema qua che vorrei che gli studi, diciamo, che stanno qua, iniziassero a confrontarsi, cioè quanto si sentono romani, ecco, da questo punto di vista, nel loro lavoro, ovviamente nelle occasioni professionali, quelle sono, sappiamo, molto molto diversificate, ma nel modo di lavorare, quanto invece si sentono di appartenere a un territorio diverso, non so quale sia, il mondo, l'Italia o qualche altra cosa. Sarebbe interessante cominciare al wifi del maxi. Appunto, adesso sarebbe bello, appunto, che gli studi invitati cominciassero, diciamo, anticipiamoci il lavoro per quello che sarà poi il confronto sul libro, e cominciamo a reagire al tema che ha suggerito Gabriele. Non so,
fare un democratico ordine alfabetico. Un democratico ordine alfabetico, purtroppo tu dici un aldamonito primo, invece no. No. Uno, due, tre, quattro. Io comunque ero sempre Non so se è Riccardo probabilmente dall'altra parte. Luca Montuori, Riccardo Petrai, che lo studio su di lei. Non sono preparato per la domanda che avrei. Sto facendo questa consultazione però sull'area archeologica centrale, diciamo, partecipo a questa ennesima ripensamento di un centro di Roma che forse appunto centro, non essendo preparato non so dare una risposta. Quanto ci sentiamo romani? Noi veniamo da una generazione, siamo in mezzo a questo taglio generazionale che avete voluto dare, cioè abbiamo una generazione dei nostri professori all'università, una generazione dei nostri assistenti di quei professori all'università, siamo noi e quelli sono alcuni che si sono laureati con noi, i nostri amici più giovani, nel mezzo di una generazione che a un certo punto ha cercato di prendere distanze da quella scuola romana così in maniera forte stava all'università, ci cioè aveva insegnato a fare. Non siamo la generazione Erasmus, assolutamente, perché quando si sono laureati Erasmus era una strana galassia, però il tentativo di cominciare ad avere una distanza e ad aprire lo sguardo al territorio europeo, credo si possa ascrivere anche a un momento storico che si è concretizzato nelle occupazioni del 90. Che ha creato a Roma in effetti una grande rete di studi, cioè una nuova tra virgolette rete di studi, che è quella grande opportunità che era stato quel periodo, quei tre mesi che avevano caratterizzato quel movimento, si erano conosciuti, avevano dibattuto per la prima volta, erano usciti dalle aule, si erano incontrati. Quindi i romani in quel senso è proprio un taglio molto chiaro, anzi in cui questi studi inizialmente erano molto mischiati, diverte che alcuni immaginari, perché in effetti c'è stato come una sorta di nuovo magma, così a plasma primordiale, da cui sono nati, da cui è nata un'esperienza che poi di adesso è stato, cerca di collocarsi in Roma, in un mondo, di sopravvivere a una crisi. Quindi romani e romanissimo, secondo me, in un contesto che però deve fare un salto, perché non è più solo, portando di dentro perché questa mostra tira fuori chiarissimo il rapporto con la geologia, con la stratigrafia del terreno, il rapporto con il paesaggio, il rapporto con lo spazio interno, che è tutto romano, insomma, quindi no? Un'architettura che non è mai semplicemente una facciata, un'architettura di onde, io non so se è così generica la pianta, sì certo l'edificio San Pietro è generico, però poi quell'articolazione della facciata così tormentata di quelle plastiche secondarie che prendono, cioè c'è solo questo, ma effettivamente non è un caso che vedete drammaticamente questa piaccia che farà di tutta questa roba che ti sembra una grande prospettiva, un grande spazio, ma chiuso in pochi centimetri. Ma soprattutto dall'idea di un'architettura che si usa lo spessore a Milano, arriva a Roma invece e finisce di essere quella superficie e diventa uno spazio che invece è scavato. E questo secondo me è molto romano e poco generico, però non penso di dovere di poter dire molto di più, anche legato a alcuni argomenti a quelli che mi seguiranno, prima lo svantaggio non avevo vantaggio da questo punto di vista. Quindi, grazie a voi che ci avete dato questa opportunità di confrontarsi, di trovarci al tavolo, anche se molti non si trovano inaspettatamente intorno a dei tavoli da disegno, per tanto non è facile, ma insomma, grazie. Secondo. Ho letto un commento che aveva fatto Gabriele, non era romano Caracalla, non era romano Traiano, non era romano Adriano e non era romano Mussolini, che in qualche modo hanno lasciato forti tracce su questa città.
Se mi sento romano ovviamente sì, però non solo, forse mi sento più mediterraneo che altro, nonostante il mio aspetto da anziano danese, non nel senso del canone, ma fisico. Devo dire che col passare degli anni comincio veramente a detestare questa città, che è una città che ho amato poche cose. Era una città che appunto poi è impressionante vedere che in parte quello che per noi era cronaca è diventata storia per appunto le generazioni precedenti, le generazioni successive. Mi fa impressione appunto che alcune cose che tu hai detto, l'immagine di Roma, tu sei perfettamente d'accordo, il libro progettare un edificio erano le lezioni del nostro anno di corso, che io devo comprare per il terzo anno, non ricordo più di che anno. Questa città si è molto trasformata, è diventata una città molto più dura, violenta in tutte le sue forme, è una cosa che per un non combattente, quando sono io, fa fatica nella terra spesso. Ha una cosa, secondo me, ha moltissime cose, ha una cosa che ha due cose straordinarie. Una è quella che tentavo di dire con il libro di Rilke che ho citato, che non era una colta citazione essere europeo, ma in quel libro lì ci sono delle pagine, tre pagine credo, straordinarie sulla orma lasciata da una casa precedente sul muro tagliafuoco della casa accanto, cioè la memoria, quello che rimane nel panorama, come dire, non solo visivo ma soprattutto mentale, visto che si parlava di paesaggi mentali. L'altra cosa che secondo me ha solo questa città, e che è anche la sua condanna, è esattamente quello che ci abbiamo qui, cioè le compresenze. Ecco, questo io credo che non abbia nessun tipo di paragone, e è quello che viene costantemente negato, e che invece, come dire, ha fatto la fortuna assoluta di questa città. Non solo in termini di monumenti, ma anche in termini di appunto di capacità anche di stratificare come accoglienza. Appunto, l'elenco dei non romani è enorme, è lunghissimo, è il patrimonio in parte di tutta l'Italia, che è ancora sull'esempio. Sulla professione, ma inutile che parlo di corte in casa di impiccati, no? Cioè, quindi le difficoltà sono quelle che... Come, scusa? Sviluppa a casa dei ladri. Esatto, no, ma insomma, voglio dire, siamo tutti ladri e tutti impiccati in qualche modo. La cosa è rispetto al viaggiare, la generazione Erasmus, eccetera, credo che quella sia davvero la specificità dell'oggi e che può aiutare enormemente con una generazione che parte, spesso non torna. La generazione può aiutare a migliorare questo paese spaventato e impotente. Mi sono reso conto che ho messo tra le immagini un'immagine di una ingegneria del secolo XIX, del secolo dell'ingegneria, del secolo dell'eclettismo. E poi adesso, ripensandoci, in effetti è un'immagine sì di un ponte, ma anche di un acquedotto. Quindi, come dire, di nuovo c'è un refrain in testa che non riesce a passare. Sulle generazioni, non so che dire. Mi sembra che al Basino, molti anni fa, divideva la vita di un intellettuale in tre grandi e quando si inizia giovane promessa, quando si finisce venerato maestro
e in mezzo il solito stronzo. Allora, siccome qui ci sono giovani promesse, a cominciare dai quali e curatori, venerati maestri, io appartengo all'ultima categoria. Carmelo Paglino e Laura Nesini. Laura è romana, quindi... Carmelo, ci ha visto che la stessa categoria di Aldo. Sì, io sono della categoria di Aldo, poi insieme. Sì. Che dire, ma prima di tutto che Roma è sempre presente, è stata sempre presente diciamo nella mia vita di progettista. In che senso? Nel senso che dico sempre che un progettista è un personaggio abbastanza fazioso, no? Perché io sono fazioso e uso Roma, ho usato Roma nel tutto il mio percorso progettuale. Diciamo in una maniera abbastanza spigolata, e questo penso che sia una qualità che Roma ha, cioè quella di poter essere usata nel bene e nel male. Questo per dire che anche per esempio l'inizio della carriera con Luca era un po' è sparito, era un po', diciamo, si parlava più di fuggire, no? Di fuggire da tutto quello che era Roma, di fuggire da tutto quello che era la scuola romana, di fuggire da tutto quello che veniva proposto progettualmente, anche il modo di vivere romano, no? Cioè Roma che ti accoglie, ti abbraccia, però poi piano piano ti sento, non sentivamo questa, avevamo queste impressioni. Per questo, diciamo, all'inizio fondando lo studio, la cosa più bella era trovare un'area fuori di Europa. Adesso, diciamo, con gli Erasmus, voi studenti, ragazzi, insomma, avete, diciamo, delle potenzialità di nuove, diciamo, maggiori rispetto a noi. Noi, diciamo, era un po' più difficile, perché poi l'università non dava questa assistenza, no? Per cui, diciamo, era preso a scegliere l'area in Olanda, l'area senza niente, la tavola rasa, appunto il piattume più piatto dove poter fare una ricerca, poter ragionare a mente libera, no? Poter non avere un contesto, poter pensare a una ricerca, diciamo, pura senza delle idee. E questa è stata la partenza di molti di noi, appunto, di questa generazione, che proprio in quegli anni, negli anni 90, ha prodotto tanti progetti. Però la cosa divertente era che noi poi, quando venivamo chiamati per il mostro fuori dall'Italia, e tutti dicevano, ah, è bella questa architettura romana, che si fa a Roma, e vedevano nei progetti in Roma. E in realtà, dopo qualche anno, facevo una mostra alla Pinto School, e raccontando i nostri progetti, e diciamo, come titolo era proprio Roma. Per cui, diciamo, nel tempo ti accorgi che in realtà non puoi evitarla, non puoi assolutamente far finta, non puoi liberarti, forse questa è la parola, non puoi liberarti. Stando qui, forse stando fuori, non so, non ho un'esperienza di vita vissuta in un altro posto, però stando qui non ti puoi liberare. Per questo la devi usare nel miglior modo possibile. E questo è, diciamo, il mio punto personale. Il secondo, sentendo poi l'intervento di Gabriele, chiaramente condivido appieno l'immagine di Roma di Quaroni, che tra l'altro dice che a Roma siamo condizionati, il progettista è condizionato dalla necessità di realizzare e di progettare i monumenti, perché la città dei monumenti, allora siamo un dovere a progettare un monumento, ci sentiamo un dovere a realizzare qualcosa di eterno. Il secondo punto sulla modernità di Roma, cioè che significa rendere Roma moderna. Ecco, questo secondo me Roma è una città sui generis. Se pensiamo che sia che è un modello proprio unico, cioè se pensare alla modernità di Roma significa riprendere un modello europeo, occidentale, di questa città, secondo me è Roma. Per cui dalle viscere di Roma deve nascere un'idea di modernità proprio qui, per questa città, che non può essere un'idea di modernità esportata. Thank you.
può chiamare romano ufficialmente il grado, forse anche il gruppo romano dentro il maestro. Quindi chi vuole parlare? Non ci sono. Allora passiamo a Labitz, Maria Claudia, Francesco. Interessante. Salve, grazie, scusate se sono arrivato in ritardo, quindi andiamo sempre in tempo rispetto alla fine. Abbiamo sentito solo la domanda se ci sentiamo ormai. Non so, per la prima volta la sentite. Sì, ci sentiamo ormai. Non solo naturalmente, ci sentiamo anche molto europei. Romani, diciamo che non abbiamo mai fatto ragionamento consapevole e cosciente su Roma nella nostra cultura. Non ci rendiamo conto, ci siamo resi conto nel tempo, a partire da ultimo, quando abbiamo preso la città, che in realtà la nostra idea di città è molto romana. L'idea di città in cui l'architettura fa parte della città. L'architettura disegna la città, qui la città non è un oggetto astratto disegnato sulla carta, ma è l'architettura che la disegna. Qui l'architettura definisce lo spazio pubblico, quella città è definita dal vuoto e non dal pieno. Una città disegnata, una città in cui l'architettura collabora e definisce la forma della città. Ecco, questa interazione tra architettura e città, questa interazione tra spazio pubblico e spazio interno, questa continuità, questo disegno che nel nostro progetto è sempre molto forte, dello spazio urbano, e penso che questa sia la cosa che più fortemente Roma noi ha lasciato. E anche l'idea della città l'ha disegnata. L'ha disegnata perché la forma del vuoto è la forma dello spazio pubblico, la forma dello spazio pubblico, diciamo sempre una cosa molto importante. Se lo spazio pubblico funziona, è bello, non è importante che l'architettura sia il più meno bello brutta, perché quello che si vede la città è soprattutto lo spazio di tutti, lo spazio delle persone. Poi naturalmente ci sono tante altre cose, forse più diciamo, immediate e banali, che sono la stratificazione, il fatto di leggere sempre il contesto a livello multiplo, il fatto di non disegnare mai un edificio come un oggetto, ma di fare sempre parte di una delle relazioni più ampie, non sono soltanto quelle legate all'edificio, ma appunto di nuovo alle relazioni che definiscono l'intorno. Il fatto che l'architettura è fatto in un contesto, lo trasforma e definisce un altro contesto. Cioè il fatto di fondamentalmente credo a livello consapevolmente che l'architettura e la città definiscono lo spazio delle persone. Ecco, penso che questo sia un grande segmento di Roma e penso che anche italiana in realtà, ma Roma ha dei punti e dei luoghi in cui questo è più evidente. Poi c'è l'idea della città stratificata, cioè la città non orizzontale, per esempio, nei nostri progetti. Pensiamo che anche quello sia una cosa che inconsapevolmente il fatto che lo spazio pubblico sia uno spazio complesso. La città moderna, del resto lo sappiamo, è fallita, il modello della città moderna è fallito, in quello spazio pubblico non c'è, in cui si vedono gli oggetti e gli architetture come oggetti, belli, forse non importa, però non hanno fatto città. Quindi pensiamo che Roma abbia ancora tanto da insegnare, il modello italiano abbia tanto da insegnare, così semplicemente quando si parla di tante queste periferie. Ripartire da questa idea che la città e l'architettura sono una cosa sola e insieme formano uno spazio per tutti. Francesco? L'altra metà di Labitz è stata fatta. Voglio dire una cosa, aggiungere una cosa, quello di ringraziare molti curatori per questa iniziativa, mi sembra molto interessante, ancora non ho visto la mostra, ma il tema era molto bello e quindi penso sarà di successo. Ecco, l'unico discorso che forse meritava un posto più importante, no? Ci sono tanti ospiti importanti, ci sono tante persone che stimiamo molto. Ma vorrei solo dire una cosa, scusa. Vorrei solo dire di questo che questo è il posto importante. Io penso che ci vogliano anche le istituzioni queste cose qui, perché nel momento in cui si parla di Roma, si parla di architettura, l'architettura è qualcosa di importante, ci siamo un po' dimenticati, no? Questi ultimi anni di coltivare anche come materia di interesse pubblico, quindi è proprio un invito più politico, no? In questo senso a coinvolgere anche le istituzioni di iniziative culturali, eccetera. Mi pare che c'è un po' di
prossimi notti siamo a M0. M0, quindi è Alberto. Alberto viene dall'opposto siderale di Roma. Questo ritorno a casa. Ma diciamo, io mi sono sentito più imbarazzato, forse a un esame della divisione del professor Curia, perché non è so corso, anche se andavo a seguire le sue lezioni. No, mi sento molto imbarazzato, da parte lui per venire, perché io sono invece romano di Roma e ho avuto la fortuna, il privilegio, forse la dannazione tutte le mattine uscendo di casa tramite il ponte Palatino, e quindi sono anche la cosa un po' qualcosa a parto su di me, quindi molto difficile per me parlare di Roma. Appunto vengo da 9 mesi in Qatar, a Doha, che è proprio esattamente l'antitesi di tutto questo, quindi ora sono in uno stato di certo turista, quindi nel vedivo, vivo per la città, con un sorrisino, ancora non rendendomi conto, cioè ancora non guardando tutto ciò che c'è dentro questa grande bellezza della città. Allora, su Roma è stato detto tanto, tutte le cose ha detto anche Claudia sono assolutamente condivisibili. Io però a dirne tre, che almeno per me sono importanti, appunto. Innanzitutto io abito ancora, quando ne parlo con i miei amici americani rimangono scioccati, ma come tu abiti nello stesso posto dove sei nato da più di 40 anni, anzi 50, ma siamo? Rimangono scioccati, ovviamente si cambia casa in continuazione, quindi questa cosa è sicuramente una tara. Però il Palatino e il Circo Massimo per me sono sempre stati uno dei posti più belli di Roma e uno dei grandi luoghi che sono sempre stati anche un riferimento poi per le riflessioni future e per il progetto. In Gabriele abbiamo fatto per due semestri un corso di livello di architettura che si chiamava Vitopia la città pubblica, cioè tutto un lavoro su Roma come la sperimentazione di diversi modelli di città pubblica, perché essendo la capitale di uno Stato, e uno Stato che è giovane, che in qualche modo doveva costruirsi un'identità, si è inventato ogni volta del tempo. Il Palatino rappresenta uno di questi modelli e uno di cui sono perfezionati. E si deve loro allo stesso tempo è un bar, un spazio che può ospitare città istantanee, diciamo, eventi, ma lo stesso tempo ha fatto quello che incredibile diffusione tra natura e storia, tra paesaggio e architettura. Si dà del vuoto, già parlato Flavia, che però è anche, questo è l'altro grande insegnamento, il frutto di un errore. Io amo moltissimo questa città perché è una città piena di sbagli, è una città in cui quasi tutti i progetti che sono stati fatti sono stati poi negati nel tempo, qualcuno ha fatto qualcos'altro, non sono stati attuati. Questo credo che sia una incredibile ricchezza che tende poi a mettere molto spesso sullo stesso piano cose di grandissimo pregio con cose anche molto, molto meno di valore, ma che come dire, costruisce una strana armonia tra gli elementi a volte estremamente dissonanti. La terza cosa che abbiamo messo qua è un testo perché tu parlavi prima dell'idea che emerge questa idea del monumento dell'edificio sull'altro, che io noto ovviamente come una tendenza degli ultimi anni, ma che in realtà secondo me non appartiene assolutamente a Roma. Io una cosa che ho imparato fondamentalmente da due cose, un libro bellissimo che era lo spazio architettonico da Roma a Bisanzio di Bettini, poi raccontava proprio questa cosa. Lo spazio romano è. E lui raccontava questa cosa, diceva l'architettura greca è l'architettura dell'oggetto che tu devi vedere nel paesaggio, lo guardi di tre quarti, il tempio, e non ha un interno. E a Roma questa cosa non esiste, ogni spazio è sempre uno spazio interno, anche i grandi spazi dei fori che stanno lì accatastati, da un canto all'altro, incastrati, su cui poi ovviamente anche il Campomazzo di Milanesi ovviamente ragiona, sono una serie di spazi interni. Quindi l'architettura come un monumento sull'altro non esiste, esiste una successione di corti, di piazze, esistono questi elementi che si scontrano tra di loro a volte caoticamente, ma che poi costruiscono questa straordinaria fluidità di questa straordinaria successione di spazi pubblici. E l'ultima cosa che devo dire, appunto, che è tornato da Doha, sono estasiato dalla mia città, però sono un po' di anni che penso che appunto questa bellezza in realtà. Ode tutti quelli che parlano di grande bellezza, penso che fondamentalmente una bellezza che è un pochino di forte, cioè siamo troppo appagati per questa città, una città troppo bella, forse dovremmo iniziare un pochettino anche a rifiutarla, così come facemmo noi, perché nel 90, quando c'è un'occupazione e in qualche modo noi non riusciamo più a leggere quello che accadeva fuori dall'università attraverso quello che
studiamo all'università, nonostante poi appunto ancora il grado di Bettini, quel libro che ho letto forse al primo anno, corso di progettazione di posizione 1, però fondamentalmente usciamo fuori perché ci rendiamo conto che quello che abbiamo capito dalla città storica e quello che in modo che veniva anche dall'università non era più sufficiente a raccontarci la contemporaneità. Ecco, credo che Roma sia ancora in questa grande contraddizione, questa incapacità di essere, cioè da un lato può essere un modello straordinario, ma dall'altro c'è bisogno continuamente di liberarsene e di negarlo e anche di evitarlo. È veramente un rapporto di odio e amore. Però sono molto interessato da Luca, che cosa da dire, perché lui dove sei nato? A Monza, però sei dei Granati e sei uno studente, poi diventa professore. Diciamo che la figura del fuorisede è ancora, ce l'ho detto, a Roma ho cambiato 14 case, quindi sono esattamente il contrario di quello che raccontava Alberto. Devo dire che invece mi trovo d'accordo molto su questo fatto che, avendo cambiato un sacco di quartieri, poi ho percepito molto vuoto la rete, il tessuto, lo spazio pubblico, e la città fantastica che andava esplorata al di là dei suoi monumenti e diciamo delle sue architetture. Era proprio, diciamo, cosa che indicava tutto, una specie di social network fisico, era super accogliente ed è stata una cosa che mi ha fatto innamorare, mi ha fatto rimanere e adesso non c'è. E quindi sono d'accordo con chi diceva come questa cosa della grande rivoluzione o questa cosa della città aggressiva, lo spazio pubblico non lo trovo più così accogliente, sarà forse che sono diventato anch'io della categoria di altro, però non mi trovo così più a mia pace. Quindi forse per questo che anche lavorando con Alberto lo studio continua a cercare soluzioni sullo spazio pubblico, perché ci sembra poi alla fine una chiave che potrebbe risolvere, forse almeno così io la penso, è oggetto di discussione, uno dei rapporti che potrebbe avere l'architettura e tutto quello che sappiamo fare, la gestione della potrebbe essere proiettato inizialmente su niente, su vuoto. Solo che non ho mai visto in questi anni da fuori, anche una persona che è un po' straniero, non ho ancora visto massa critica sui progetti di legge. Forse mi presento, cioè, un citazionista, è una visualizzazione, ma non è realtà. Questa cosa di trovare la continuità, la coerenza, il vuoto così strutturato, anche da parte di questa della persona. Grazie quanto per l'opportunità. Tanto noi della terra ovviamente appartengo alla categoria degli altri maestri, però non so sicuro che si sentano romani, diciamo, fino in fondo. Poi se mi lasci qualche secondo poi. Sento romana, sono romana, sono nata a Roma, sono cresciuta in una casa da cui vedevo il Colosseo, ho disegnato alla facoltà di architettura di Roma, tra i miei corsi di disegno davvero ci sono disegnati fuori romani, io ho costruito il mio immaginario negli anni della mia formazione con Franco, tra italiani dell'università, abbiamo fatto tutti i progetti su Roma, anche se non erano i temi dell'anno, quindi abbiamo un percorso un po' autonomo che ci ha portato anche a qualche scontro di docenti di allora, per intenderci il corso di topografia di quadra, microfono, il lavoro di ristrutturazione dei numeri di sì. E poi quegli iniziali dalla una formazione ideologica che ha contraddistinto tutta la nostra mia generazione, pur frequentando i corsi di Guaroni, perché non dovevamo giocare una figura che era di destra, però sentivamo da voi e ci dovevamo storia urbana di Roma, era rispetto e anche di Venezia, rispetto al quale non ci affidavamo. In quegli anni però l'orizzonte, confesso, negli anni della formazione, eravamo, almeno io, Franco, non so che cosa, molto attenti al dibattito italiano. Un numero che mi
anche perché gli stessi anni della formazione decidemmo di lavorare fuori, cioè hanno allocato da moltissimi anni, l'ultimo di Giuseppe anni, che pur essendo romano però aveva una sua visionalità molto usata per un macchinista, eccetera, e poi ha collaborato ancora prima dell'università, che finisse l'università con una Vittorio Predotti partecipando a Cosenza, alla Firenze, a Cosenza, mentre a Roma, bisogna anche dirlo, che è stato l'autore a partecipare ai progetti più compiuti di Maurizio Sacchivanti ed è l'autore di quasi tutte le prospettive, tranne il peggio, che caratterizza il lavoro di Sacchivanti, e quindi ha fatto parte di un immaginario molto accelerato, molto avanguardistico, eccetera. Quindi non ci sentiamo scuola romana, però è vero che le nostre prime riflessioni sul ruolo, sulle progettuali, sono state fatte su Roma. I nostri primi progetti invece dell'università erano tutti su Roma, come dicevo prima, nonostante fossero, non fossero terminati. Io mi sono lavorata con un progetto per San Lorenzo, Franco con un ponte a San Giovanni di Cortini, quando ancora si lavorava un po' più sulla città di Nizza, le cure, le spiagge erano un po' queste qua. Devo dire che all'interno di Roma noi guardavamo, oltre a parole, il nostro professore, sanitari, eccetera, muratori, eccetera, ma anche avevamo le attenzioni di libera e di poletti che allora non si poteva nominare, perché aveva un suo passato fascista, mentre devo dire che questa posizione era uno studio di persone un po' più grandi di noi, e che quindi oggi non è stato interessante incontrarci qui, che era Grau, che in qualche modo si identificava meglio subito di Dolfi. Ecco, il realismo di Dolfi a noi non ha mai molto, come dire, cioè è chiaro, grande architetto, siamo, è una minore sintonia. Devo dire che fatto ci sentiamo romani, no, siamo stati in mondo pubblico, nel nostro DNA c'è Roma, e che cosa c'è di Roma? Questo lo dico per me, ma chiedo anche Franco, se la stessa, che noi dedichiamo l'architettura della lunga durata, cioè io voglio fare monumenti, voglio fare cose che rimangano, poi se sono brava ci riuscirò a fare monumenti belli, se non sono brava farò monumenti brutti che tipo devo legarlo, però come dire, quello che mi piace nel mio lavoro è che quello che non finisce con me, quindi è chiaro che credo di meno sull'architettura installazione, la leggerezza, l'effimero, eccetera, tant'è vero che quando ci è capitato a fine della stagione con Renato Nicolini dell'estate romana ci inventammo un'estate romana che però volevamo che rimanesse, ed è rimasta, perché anche se è scomparsa è rimasta della memoria. Credo che oggi, qualsiasi volta che si parla del stato romano, così almeno ci chiedono dei progetti, ci chiedono quelle cose, eccetera. Quindi questo è nel nostro DNA. Ecco, quando dico che poi il nostro orizzonte non è stato romano, anche se essendo in Roma è successo quello che dicevate voi, realizzare qualcosa a Roma, vi assicuro, è stata una cosa, forse non eravamo destinati, forse non nascere in quanto presto è nato il suo Aldentino, quindi forse per questo ci siamo riusciti, ecco, perché è stata una grande fatica. Nel mio insegnamento appunto mi sono misurata con Roma per tanti anni, poi però ho insegnato anche negli Stati Uniti, per tanti semestri, in Mozambico, per 25 anni a Reggio Calabria, di sicuro la città più europea di tutta Italia, che quindi mi ha richiesto una riflessione. Ecco, rispetto ad oggi, è chiaro che i parametri sono profondamente cambiati, e quando noi ci troviamo a misurarci con una situazione, come dire, globale, come quella adesso che andavano una parola che un po' anche stancato, e i parametri che dobbiamo applicare nel progetto, se vai a Dubai, come anche quando ho disegnato il Mozambico, non ho potuto certamente insegnargli una storia evoluzionistica, come in qualche modo facciamo noi nel suo cominci, successione di epoche, e poi pensi che parlano verso una modalità che porta al movimento moderno. Sono un caso, soprattutto un'altra cultura, tutta un'altra cosa. Devi dire, mi sento romana perché rifletto sulla che lo sono e perché mi sono confrontata sempre con le persone di Roma,
vedere i numeri e quindi a vedere la pianta perché tutti ci sono piazzati, eccetera. E questo ci porta a una riflessione continua in cui il progetto che scende dalla pianta scende quasi automaticamente in un certo senso. E questo credo che sia la risposta dal fatto che poi chi ha in mano sono tutte cose che non si possono eliminare, a meno che non ci vogliono fare tutte. Grazie. Ed intanto ringraziamenti ai due curatori per averci invitato, ho fatto molto piacere perché avete occasioni per riflettere sulla nostra città, so che ci fa sempre rimettere in moto il desiderio, la volontà di capire, eccetera, quindi grazie. Secondo, un augurio a Roma perché stiamo vivendo i giorni in cui la nuova amministrazione comincia il suo lavoro. Sarà difficilissimo, ci auguriamo che chi ha vinto e chi ha perso possa comunque dare un contributo alla nostra città perché ne abbiamo bisogno. La terza cosa che voglio dire è personale. Io mi sono formato, ho formato la mia mente, il modo di vedere il mondo al di là di questo muro divide due mondi, di là c'è il mandione, il quadrato, il quadrato piccolo, e ho scoperto la città, il cielo, gli alberi, le strade. Così che a guardare, camminare, quello che sono architetto perché sono nato qui, visto il capito. E sono grato di essere in questo posto, che ho avuto piacere anche che qualche disegno nostro fotografato ci sia. Una cosa bisogna dirla però non posso, la dico, la enuncio ma non posso argomentare perché perderò troppo tempo. Uno dei problemi dell'architettura a Roma è che sicuramente la cultura architettonica romana è una delle più non solo in Italia, senz'altro nel mondo, non c'è dubbio. Se uno va a Londra, a New York, a Tokyo, cioè le città più avanzate al mondo, diciamo, sul nuovo, e parla con gli architetti locali anche più importanti, insomma ci si rende conto che la nostra cultura è molto più elevata. Non so se sia un vero nome, è così. Quello che non c'è è una scuola però, cioè, c'è una grande cultura ma manca una scuola romana. Io non credo che sia esistita mai una scuola romana, tentativi di costruirla, ma anche se la prima facoltà di architettura d'Italia fu la facoltà di architettura di Roma, Roma non ha mai scelto di avere una vera, diciamo, scuola. E questo è un problema che ci ha riguardato tutti, lui mi ha riguardato come architetto, come docente, mi riguarda ancora, insomma, e riguarda le generazioni successive, credo ancora per molto. Dovremmo porci questo problema, per fare in modo che la scuola romana nasca in accordo con questa grande tradizione culturale. Detto questo passo a elencare alcune convinzioni. Roma è, per limitarci al solo occidente, grosso modo, è una delle poche madri dell'architettura. Basta. Cioè, tutti devono fare i conti con Roma, non c'è dubbio, tutti. Cioè, Roma è uno dei luoghi dello spirito, dell'intelletto, dell'attività umana in cui il costruire si è definito e si è definito imparando da altri mondi, assimilando la cultura etrusca, poi la cultura greca, guardando all'Oriente estremo, dissolvendo quello che prima era una regola. Quando leggiamo Vitruvio spesso pensiamo alle terme di Caracalla, ma le terme di Caracalla sono 200 anni dopo. Cioè quando Vitruvio parla è come se profetizzassero il vento di un'architettura che ancora non c'era. C'erano i templi, sì, di Piazza Argentina, c'era qualcosa del forum, ma mancavano tutte le architetture straordinarie che noi viviamo come architettura romana. E quindi dobbiamo essere grati di vivere in questa città perché veramente assistiamo continuamente al modo con cui gli esseri umani nel corso della loro storia hanno compreso se stesso attraverso la costruzione delle proprie case, dei propri monumenti. E questo direi, forse lo capiscono meglio gli stranieri. Io ho avuto la fortuna a Roma di incontrare un piccolo elenco di tre persone soltanto e di diventare anche un interlocutore, Peter Eisenman, Robert Venturi, Scani. Ho incontrato due volte, sono stati incontri memorabili, ma tutti gli architetti del mondo, se non vengono a Roma, non riescono a capire una delle cose fondamentali dell'architettura. Certo, andando in altre città se ne comprendono altre, altrettanto importanti, però Roma rimane, diciamo,
occidentale sensato il paradigma per eccellenza. E qual è questo paradigma, per esempio, per me? Viene fuori da tre personalità che sono susseguite nel giro di oltre 2 secoli e mezzo. Il grande poeta, fratello di un diplomatico del Vaticano, Joachim di Bellè, che ha scritto un poema in sonetti, diciamo, nei antichi Tederoni, dove per la prima volta viene formulata una teoria di Roma come città che cresce costantemente su se stessa. In qualche modo si ricostruisce divorandosi, una specie di metafora crudele ma straordinariamente creativa. Poi c'è stato Goethe che riprende questa intuizione e la lascia, non la passa. Sigmund Freud, che nel disagio della civiltà, scrive una frase meravigliosa in cui afferma che Roma non è soltanto un'entità fisica, ma soprattutto un'entità psichica. E noi capiamo, per esempio, Fellini e tanti altri autori del nostro cinema, tanti altri letterati, solo riandando a questa intuizione freudiana, per cui Roma si radica in noi e diventa una forma, come dire, simbolica del nostro pensare, pensare non solo all'architettura, ma pensare noi chi siamo, cosa possiamo fare. E Roma, tra l'altro, fa una cosa che secondo me nessun'altra città al mondo fa: costruisce il tempo con il tempo. Roma fa questo, rappresenta il tempo, usando il tempo. Altre città, per esempio, rappresentano, non so, lo sviluppo della tecnologia, rappresentano l'espansione, per esempio, dei contenuti dell'architettura in quanto manufatti che servono all'abitare. Roma si è scelto questo tema e devo dire, scegliendosi questo tema sempre, anche nel Novecento, è stata, a mio avviso, modestissimo, io non sono uno storico, sono un progettista, quindi uso un progetto per cercare di capire cosa è successo e cosa potrà succedere, è stata una città all'avanguardia, al contrario di quello che si è detto e si è letto purtroppo anche in un bellissimo libro come Roma Moderna di Sorella, che è stato un grandissimo studioso, ma era come un velo che si appannava la vista, per cui non riusciva, secondo me, a comprendere. Non è riuscito mai a comprendere il senso di questa città, ma è stata all'avanguardia in tantissimi momenti della storia contemporanea e moderna. Voglio citare soltanto il concorso più importante che si è avuto in Italia negli anni 30, è il concorso per il Palazzo del Vittorio, la Grande Fuori Imperiale, che pone la questione cruciale della convivenza tra antico e moderno. Non c'è stato in nessuna parte del mondo. Poi erano tantissimi progetti, se ne ricordano 14, sono quelli che passarono al secondo grado. Proprio nessuno si ricorda più del progetto magnifico di Luigi Cosenza, straordinario, che ricorda certi progetti, per esempio, della tendenza attuale che si fanno adesso tra Milano e Napoli, sempre un progetto di Montiroli, 70 anni dopo. Cioè, quindi Roma, 70 anni prima, Montiroli 70 anni dopo. Roma è stata all'avanguardia, pensiamo, non so, al Teatro dell'Indipendente, tanto per fare un esempio non architettonico, che negli anni 20 mette in scena Brecht. Non è vero che è stato il piccolo teatro di Milano che ha introdotto Brecht in Italia, ma prima era periodo di Brecht, sono state fatte altre indipendenti che stanno via dietro via Rasella, era un meraviglioso spazio, arredato e costruito da un architetto futurista, Virgilio Marchi, con il cinema, fotografie, c'è un luogo di collaborazione avanguardistica straordinaria. E poi abbiamo Lei è la prima grande esposizione, diciamo, internazionale, universale, nata per non essere demolita, per essere una nuova parte di città che doveva svilupparsi e, diciamo, dare vita. Poi, come sapete, non fu mai terminato nel 42, fu ripreso nel 55, adesso abbiamo ancora oggi un esempio straordinario di modernità che pochi romani conoscono, perché difficile andare con il ministero, entrare, vedere, cioè, ma anche le costruzioni fatte dopo il fascismo, i ministeri degli anni costruiti prima degli anni 60 sono delle architetture nobilissime, degli interni straordinari, che sarebbe bello conoscere anche per quanto mi riguarda. Il neorealismo è stata una rivoluzione non solo, diciamo, romana, ma è mondiale. I milanesi hanno sofferto il colpo. Rogers, che era una persona straordinariamente illuminata e molto politica, ha inventato Neoliberti, come dice, voi romani vi tenete il popolo, noi siamo borghesi,
interessanti del mondo, voglio dire anche un paradosso, affermare un paradosso, chi vuol capire qual è stato il problema tremendo del Novecento, dell'abitazione di massa, è lui che vada a vedere il sito lungo di Bruno Taut, Berlino bellissimo, straordinariamente tenuto bene, con gli alberi che sono cresciuti, deve dire al Corviale, perché il Corviale è la rappresentazione più crudele ma più umanamente forte di quella che è stata la vicenda secolare, no, del Novecento, dell'abitazione di massa. L'effimero che ricordava Laura, Nicolini, è stato un momento importante, imitato dalla Francia, la notte dei musei che facciamo a Roma, ripresa da Nandi, invece era stata inventata da Nando Nicolini, con il quale insieme a Laura abbiamo avuto il piacere di collaborare all'edizione, cioè, problematica più importante, quella del 79. Insomma, dico, Roma produce grande architettura d'avanguardia, all'interno però, devo dire, di un panorama anche tra gli architetti dominato dal pessimismo, dallo sconforto, come dire, da una specie di cultura della crisi che ha infettato tutta l'architettura italiana, ma Roma dimostra il suo carattere più virulento. È come se ciascun architetto in fondo pensasse, ah, ma non ce la faremo, è troppo difficile, invece no, esistono cose importantissime, infatti, in questa città, esperimenti, personalità, primo ordine, non è mai stato vero che Roma sia una città o sia stata una città provinciale, mai. Ma se leggiamo architetture e arti decorative, una rivista che era durante il fascismo e poi diventa architettura, ci sono articoli straordinari che parlano di grattacieli nuovissimi tre mesi dopo il loro completamento, che non è più affatto che l'Italia fosse sottoposta. E non è stata, negli anni 50, 60, 70, quando eravamo studenti conoscevamo tutto quello che si dibatteva un po', è quello che eravamo chiusi in una nicchia, diciamo, isolata dalla realtà. Quindi io sono, diciamo, il più vecchio forse per dire, non posso dire di avere ancora tanti anni per fare questo mestiere che amo così tanto, che ho imparato un po' dall'altra parte di questo muro, però invito i giovani veramente ad avere una grande fiducia in se stessi, veramente a credere nei propri desideri e soprattutto nei propri sogni, sono questi che ci tengono in piedi, e le idee vengono quando si è giovani, dopo le idee non vengono più, ma viene il momento in cui si realizza. Le idee vengono 25-30 anni, quasi tutta la vita vengono e si possono realizzare se uno ha costanza, certo, intelligenza tattica, sapersi muovere, anche strategica, riuscire a, diciamo, a capire le situazioni, vivere la realtà, come ci insegnava questa volta positivamente il grande Ernesto Rogers, vivere l'utopia della realtà, cioè vedere che cosa alla fine possiamo fare, anche se nei nostri programmi dobbiamo cedere su qualche punto, magari non arrivare al 100%, ma arrivare a una, diciamo, possibilità concreta di trasmettere un messaggio per rendere il nostro abitare sempre migliore. E Roma credo sia un ottimo posto per fare una vita di architetti di questo tipo. Grazie dell'ospitalità. Parcheggiato su questa via da sinistra, vi do un consiglio di levare immediatamente, perché è una via privata e io stesso che parcheggiato, no, è questa subito a sinistra, dove il cancello, la prima a sinistra, sì, è la palazzina, che è una via privata, e anche i motorini, tra cui il mio, che subiscono gli angoli, devono essere spostati. È venuto il vicino e anche la Raggi ha telefonato dicendo che non si può più vivere in una città come questa, quindi ci ha chiesto di prendere il nome. Ma io volevo agganciare, mentre aspettiamo, e quando abbiamo dormito, invitiamo il gruppo dopo, io volevo dire una cosa, riagganciandomi all'ultima frase che ha detto il professor Burini e rispondendo a Francesco. L'idea di questo spazio, l'idea di aprire una galleria, che non è una galleria appunto, ma è uno spazio per parlare di architettura e per riprendere una serie di discorsi, secondo noi deve restare fuori dal mondo delle istituzioni. Noi volevamo fare questa cosa, insomma, frequentiamo il Maxi e continueremo a frequentarlo, perché pensiamo che da quando è aperto il Maxi è bello avere un museo di architettura a Roma, soprattutto adesso.
abbiamo fatto anche una parete inclinata anche qui, abbiamo frequentiamo gli spazi istituzionali perché organizziamo anche mostre con altre istituzioni, però l'idea di avere uno spazio, avere un luogo che è fuori da questa, anche da quelle che sono le istituzioni riconosciute, che ci sono altre regole, le regole ce le abbiamo da soli, era proprio una cosa che desideravamo fare ed era una cosa che volevamo fare perché pensiamo che a Roma ci sia bisogno di ritornare a parlare di architettura anche forse con meno serietà di quella che si fa all'interno dell'università. Ora lo posso dire perché sono anche entrato in università, quindi facciamo anche quello, però la cosa che mi interessa di più, che ci interessa di più a me, a Matteo, a Gianfranco e a Davide, ma specialmente a tutte le persone che stanno frequentando campo in questi pochi mesi di vita, è quella di guardare l'architettura e parlare dell'architettura da un'altra posizione, da un altro punto di vista. Ci saranno anche occasioni, siamo sicuri che ci saranno occasioni di collaborazioni o di anche di confronti, ma noi ci teniamo proprio a questo luogo e a questo spazio così. Motorini spostati, quindi capisco perfettamente. L'unica cosa è che questa città ha bisogno, come diceva il professor Polini, di questi confronti per poter andare avanti, no? E quindi se questi confronti importantissimi poi diventano anche strumenti di trasformazione della città, anche ideale, non dico che devo diventare domani il nuovo modo di progettare la città, ecco, penso sia importante, per quello dico, mi piacerebbe che poi questa occasione diventasse un'occasione anche di atti più pubblici, cioè allargati ad un pubblico che possa raccogliere questi dati e farli diventare patrimonio di tutti. A questo punto siamo passati decisamente dalla categoria di due promesse, stanco. Simonica. Devo dire, bellissimo l'intervento del professor Franco Pulini. Mi rende questo intervento difficilissimo, che poi dico. Più breve, sì. Poi sul telefonino, vedi la differenza. Innanzitutto, io sono un urbano, sono di Latina, quindi oggi avanguardia progressista d'Italia, alla differenza di tante cose, però. C'è anche questo, no? la formazione mia, ma anche degli altri, a parte Francesco, che anche i soci a fare qualcosa, anche quello di Firenze, quello di Latina. È stato anche un rapporto di formazione. E su questo era molto vero, questa idea che Roma, quando pensiamo a Roma, può pensare che è una città, ed è una città, nel senso che Roma in qualche maniera. Un po' come quell'idea di Platone, che no, quando diventa una cosa che diventa realtà poi non funziona mai, c'è sempre un sacco di rumore, c'è confusione, viene sempre in mente l'inizio del film di Fellini, Roma, tutti i rumori del traffico, il camion che perde gasolio, le persone che si litigano, e questa è anche la durezza di questa città, però anche un po' smetterla con il mistero di Roma. Bella Milano, ma in realtà Roma è una città che proprio questa dimensione caotica è sempre stata la sua risorsa, la risorsa di incontri inaspettati e anche la possibilità, come diceva il professor Franco Pollini, di una città che si rinnova mangiandosi, no? E quindi questo underground continuo di generazione in generazione ha prodotto delle innovazioni culturali che poi si sono consumate immediatamente dopo, perché casomai non avevano il senso che domani non potessero sostenerlo. Le controculture non sono mai diventate culture istituzionali, nonostante Roma fosse la città dell'istituzione per eccellenza, la città del governo per eccellenza. E quindi questo è stato anche uno spazio di tanti incontri, ma allo stesso tempo questa dimensione spuria dell'architettura romana e della vita romana si riscontra anche nelle sue architetture. Io su questo sono quasi per nulla d'accordo sulla dimensione invece brabantesca dell'immagine iconica, cioè anche quando proponevamo di guardare a Santa Maria degli Angeli, quello che ci piaceva
era questa immagine sporca, ibrida, di fare un'architettura nuova dentro una rovina, di non produrre un'immagine iconica, una roba che si entrava da una porta dentro una sezione, che insomma invece era una pianta, e poi scoprire invece un mondo che era completamente contemporaneo, immediatamente che produceva del nuovo per i tempi, per quel tempo lì. E quindi anche Roma forse adesso ha anche un antidoto contro la tabula rasa, un antidoto contro la localizzazione della tabula rasa, no? Tabula rasa dalla città di Shenzhen, che taglia le montagne e trasforma il mondo in una mappa pianta, oppure dalla distruzione del campo di Bale, il tema della tabula rasa diventa tema di conflitti di guerra. E quindi anche rivendicare questa idea di essere capaci di trasformare la città innovandola senza perdere dei pezzi, ma essere capaci di produrre il nuovo all'interno di un contesto complesso. In questo Roma ha Roma, gli architetti romani, gli architetti di formalità hanno una grandissima capacità culturale, che in caso mai sono considerati eleganti bastardi che sono a cercare lavoro altrove, perché hanno realizzato forse pochissimo qui a Roma, ma che in realtà poi hanno realizzato delle cose interessanti in giro per il mondo e per l'Europa. Sul discorso invece il discorso un po' più della generazione, noi come formazione di generazionale non è stato Genova, cioè il G8 e con tutto quello che ne ha conseguito, anche l'incontro che sta comportando, no? Incontrare persone tutto il mondo con cui si potesse parlare di tutto. Questo forse parlavamo prima con Dario, che riflettava magari la generazione di Erasmus. O Erasmus siamo anche un po' scelte, no? Questa capacità di poter immaginare una dimensione immediatamente europea della tua città, in cui rappresenta un nodo immediatamente a Roma, che si confronta con l'Europa e non con la dimensione nazionale. E però che questo Schengen è sempre una cosa che non esiste davvero, che è sottoposta alle tensioni e ai conflitti del momento, che sono immediatamente politici. E poi noi, per esempio, il romanzo di formazione che abbiamo voluto raccontare era quello di Q, dove c'è questo eroe immaginario che attraversa 50 anni di eresie sociali del tempo, 1500, e che però arriva a Venezia e scopre questa città che costruisce un lacco, lui da tedesco contadino non riesce a capirlo, quindi la dinerzia un po' forse anche l'unico grande che ha visto del Rinascimento, che Francesco, insomma, ragazzi popolari non hanno poco. Quindi è l'occasione di riuscire a questo uomo arriva e scopre la forma, no? Scopre la forma in architettura, scopre la forma riflessa anche in architettura, senza rinunciare però alle stanze politiche che porta. E questo anche rispetto al tema che noi vediamo in fatto architettura contemporanea, ad esempio le tendenze che abbiamo anche raccontate nell'ultima biennale, in cui c'è sempre un po' un tentativo di rifiuto dell'indagare lo spazio attraverso la forma. Invece Roma ha questa grande capacità, o meno questo grande insegnamento, che è capace di portare avanti delle istanze politiche, perché poi le grandi architetture romane sono anche dei grandi palinsesti che raccontano il mondo. E è interessante poi invece, sono anche dei grandi esperimenti spaziali che riescono nonostante tutto a rendere indipendente spazi disegnati rispetto ai palinsesti che per transgenerazionalmente e aver portato le promesse, aver portato i veterani, i maestri, anche come erano gli altri terzi. Quindi siamo tutti qui e ci incontriamo, cosa che non è facile, perché in questo Roma non aiuta, bisogna dire la verità. Noi siamo in tre e siamo un po' una rappresentazione dell'Italia, una nata a Milano, una Roma, ma tanto. Ci siamo incontrati all'università e da lì abbiamo costruito il nostro bagaglio comune. Un bagaglio che inevitabilmente si costruisce su quello che abbiamo intorno, sulla città, su
come è fatta questa città, che è una città complessa, complicata proprio da comprendere, lo dico da, appunto, da una che è in Erasmus da 18 anni praticamente, che ancora questa città non la comprende. Una città però che ha la forza di masticarsi, come è stato detto, di costruirsi su se stessa. E un po' le immagini che sono state scelte raccontano anche questo, di come c'è una capacità intrinseca e tutta interna in questo luogo di riuscire in qualche modo a trasformarsi. Ce ne insegnano le immagini cinquecentesche, seicentesche delle feste barocche, ce lo racconta fino ad arrivare alla Roma dell'estate romana, che per me è mitologia, però è una cosa che ha segnato profondamente il nostro immaginario, come penso quello di molti altri, quindi con una capacità anche di scoprire, di reinventare, di conoscere, di vedere i luoghi in maniera diversa. E quindi noi a Roma non lavoriamo, perché Roma non ci dà questa possibilità, bisogna dire anche questo, quindi ci permea, ci fa costruire un immaginario molto radicato, ci fa avere un, come dire, ci fa partire da una base solida di spazialità, di modi di uso del territorio, però è un luogo in cui noi non possiamo lavorarci, non c'è lo spazio per lavorare. Invece ci sono tantissime potenzialità, che quindi è quello che forse dobbiamo andare ad indagare, dobbiamo cercare di capire come in questo contesto complesso e complicato invece possiamo trovare dei punti in cui è ancora possibile intervenire con gli strumenti che abbiamo oggi, che non sono quelli né degli anni 40, né quelli degli anni 50, né banalmente di 20 anni fa, e capire come agire nel territorio in cui viviamo e che in qualche modo caratterizza noi e il nostro lavoro, e come noi ci poniamo all'estero, come noi ci poniamo fuori da questo contesto. E l'altra grande risorsa, in qualche modo, che dobbiamo cercare di sfruttare e cogliere l'occasione di questa messa in comune, di questa costruzione di un territorio comune, per provare a capire che cosa fare. E nella ricerca delle immagini che ci avete portato a fare, perché anche quello è stato una bella riflessione introversa su di noi, su dove siamo, su dove stiamo andando, quali sono le idee che abbiamo avuto e su cui continuiamo a lavorare. È vero quello che dice lei, è giusto, le idee sono quelle, ci continuiamo a farle crescere alla soglia quasi del banale, se vogliamo, cioè, ancora questa cosa, sì, ancora questa cosa. E in questo senso mettere in questo calderone comune delle basi del dialogo, perché quello che abbiamo scoperto, ritrovato ricercando le immagini, è proprio il fatto che ancora negli anni dell'estate romana, del, non so, di Aimonino assessore, si parlava ancora di città, si discuteva, c'era un tavolo in cui si discuteva della città, cosa che adesso ci sembra che manchi, o almeno noi non ne abbiamo accesso. Quindi cercare di costruire questo spazio di confronto. E forse non la possiamo capire a fondo questa città e lo spazio in cui operiamo, però c'è una frase di Fellini che è molto bella, che è riferita proprio alla danza finale di 8:30, che è una delle immagini che abbiamo messo nella nostra selezione, che diceva è impossibile governare il caos, è impossibile governare anche il caos creativo, la complessità. Però cosa possiamo fare? Possiamo essere in qualche modo partecipi di questo bellissimo balletto di cui possiamo soltanto intuire il ritmo. Grazie. Chiuderemo con Ultra, che però... Eccomi. Mi spiaceva che è una grande responsabilità. Per ricollegarci un po' a quello che è stato detto all'inizio, parlavo di generazione, quindi facciamo parte di una generazione che ha cercato e cerca ancora follemente di fuggire da questa città. Noi facciamo parte anche in questo senso di questa generazione, abbiamo provato a fuggire e ci abbiamo provato fisicamente e ci abbiamo provato soprattutto anche con l'attività concorsuale. E perché? Perché ci dava più possibilità di esprimerci in qualche modo. E questo però non è stato possibile un po' grazie alla nostra struttura, che è quella mentale.
mentale, che è quella fisica, soprattutto che c'è plasmata, è stata plasmata dalla città di Roma. E Roma, diciamo, in qualche modo ci ha dato la possibilità di fare questi viaggi progettuali, di interpretare molti siti al di fuori del nostro contesto che non conoscevamo e riuscire ad affrontarli con un certo criterio. E quello che è importante secondo me è un po' il fatto che essendoci formati appunto in questa realtà, lo spunto di riflessione che abbiamo avuto da Roma è stato un po' su due grandi tematiche, che sono appunto quella della specificità dei luoghi, cioè del contesto, quindi il valore forte che si dà a una parola così potente che è quella del contesto, in una generazione in cui diciamo, le artista hanno fatto un po' di padroni, in cui gli oggetti di architettura sono diventati spesso in volentieri delle sculture e a volte no, questo non è sempre vero ovviamente. E anche un po' la riflessione che noi dobbiamo sempre di trovare un punto di equilibrio in cui affrontiamo il progetto, che è quello appunto dell'autonomia delle forme, che è un tema che è stato già in qualche modo preso in qualche intervento, perché crediamo anche che insomma, trovare quello che riguarda una propria identità in una realtà così forte che è quella di Roma, spesso ci porti, forse è anche un po' necessario a volte distaccarsi un po' da questa realtà e in qualche modo ogni tanto dimenticarsi forse di essere domani, no? Un po' quello che dicevi all'inizio, perché spesso uno sguardo un po' estraneo della città ci aiuta a comprenderlo meglio e a comprendere meglio le nostre architetture, cioè quello che in realtà produciamo e vogliamo inserire in generale. Quindi io con questo concludo, sono stata brevissima e ringrazio veramente tantissimo Mariabruna che ci ha invitato a questa mostra, che è stata molto interessante e molto bella come esperienza. Grazie mille. Vedete voi, io me ne sono in mente che oggi leggevo sul manifesto di oggi, c'è una recensione di Mario Tronti all'ultimo libro di Fosco, le questioni politiche, però il sottotitolo era impraticabilità di campo, punto interrogativo rispetto alla situazione della sinistra italiana, romana, condizione politica di cui. Mi piace che questa parola praticabilità di campo oggi possa essere, come dire, un tema, no? E che questo luogo e questa occasione ci possa dare uno spunto per ricominciare a pensare a delle cose che stanno dentro di noi e che però effettivamente questa città non sempre ci dà occasioni e spazi per condividere. Fosco e Mariabruna, voi che questa è la vostra mostra. No, veramente un ultimo saluto e ringraziamento. Questo dibattito è durato, queste presentazioni singole sono durate anche più di quello che immaginavamo, direi che il tema comunque ha scavato un pochino in tutti quanti. Crediamo che ci sia modo di costruire questo terreno comune, a partire da tantissimi punti che sembrano molto distanti, ma che proviamo a proporvi che possano venire in qualche modo insieme. E grazie a Campo per permettermi di fare una cosa del genere. Chiedo dicendo che questo progetto è molto umile, lo facciamo quotidianamente con i nostri soldi, ma c'è un modo per aiutarci, per la tessera, 20 euro. Siete pagati di osservare la mostra, goderla e pagare. CAMPO, a space to debate, study and celebrate architecture.